Per essere qui con noi questa sera. Stiamo presentando e presenteremo il numero 45 di reportage che copre il trimestre da gennaio a marzo 2021. E in primo luogo volevo ringraziare tutte le persone che si sono registrate per questo evento, perché sono state davvero tante, quindi ne siamo molto felici. È una cosa che ci fa molto piacere. E poi sicuramente Officine Fotografiche Roma per il supporto e la collaborazione che ci stanno fornendo per organizzare questa presentazione. Officine è un luogo per noi molto caro perché abbiamo sempre presentato lì tutti i numeri, i nuovi numeri di reportage in presenza. E questa volta siamo online, speriamo di poter tornare in presenza presto, però il nostro più sincero grazie va agli amici di Officine. E poi un ringraziamento ai nostri relatori che si sono resi disponibili per essere qui questa sera. E, Gian Piero Calapà, giornalista del Fatto Quotidiano e scrittore, Graziano Graziani, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, e Gianluca De Bartolo, fotografo, che speriamo riesca a connettersi a breve. Qui vicino a me c'è Valentina Piccinni. Ciao, buonasera a tutti. Io anch'io collaboro con i reportage da diversi anni e mi occupo soprattutto dei progetti che noi chiamiamo speciali. Ho organizzato i contest di fotogiornalismo, del reportage e anche altri contenuti. E modereremo insieme questo incontro. E solo una breve informazione sull'organizzazione dell'incontro. Faremo un primo giro di interventi per tutti i nostri relatori e poi apriremo alle domande di chi ci sta ascoltando. Quindi nei commenti potete scrivere le domande che vorreste fare ai nostri relatori. E quindi poi nella seconda parte della serata procederemo con le domande del pubblico, diciamo. Volevamo mostrarvi la copertina di questo numero di reportage. La vedete, immagino. La copertina di questo numero è dedicata al reportage del giornalista e fotografo Christopher Pilitz, di origine argentina, che ci porta in Egitto, in un piccolo villaggio sulla costa occidentale del Nilo. Christopher ha incontrato, conosciuto e seguito tre ladri di tombe, riportando una testimonianza molto interessante sulla pratica illegale della trafugazione dei sarcofagi e anche sul mercato nero di antichità, che oggi sembra non avere alcuna crisi, ma anzi sembra essere in crescita fiorente. Ora inizierei facendo le domande al primo ospite, perché è lui l'autore dell'intervista di apertura di reportage numero 45. È un'intervista molto importante, alla quale teniamo in modo particolare, perché Gian Piero Calapà ha intervistato Furio Colombo, che proprio a gennaio ha compiuto 90 anni. Allora, in primo luogo, Gian Piero, grazie per essere con noi questa sera. Grazie a voi per l'ospitalità sulle vostre pagine qui stasera. E volevo chiederti che cosa rappresenta un,
un intellettuale, giornalista, scrittore, politico come Furio Colombo per l'Italia, che cosa ha rappresentato per la vita culturale, politica, civile del paese e come è nata il tuo rapporto di amicizia con lui. Insomma, mi posso vantare di questa conoscenza che ormai va avanti da qualche anno, come lui sa e come gli ho detto più volte, anzi ho il rammarico, avrò sempre il rammarico di non averlo conosciuto un po' prima e quindi di non aver potuto, anche perché ero effettivamente troppo giovane, di non aver potuto lavorare alla sua unità, che in quegli anni, tra il 2001 e il 2005, è stato un giornale straordinario in un momento in cui diciamo, il potere berlusconiano in Italia era un qualche cosa di molto diverso, forse da come viene raccontato oggi e da come ce lo ricordiamo adesso, insomma, in questi giorni poi in cui abbiamo appunto un Berlusconi che viene magari anche raccontato come un anziano saggio statista che adesso, diciamo, grazie alla sua apertura può permettere anche la formazione di un nuovo governo. Però insomma, in quegli anni 2001-2005 il berlusconismo al massimo del potere era un berlusconismo che scriveva le liste di proscrizione dei giornalisti e Furio Colombo, prendendo in mano quel giornale, riportandolo in edicola dopo un periodo di chiusura, lo trasformò in un giornale comunità di intellettuali e giornalisti che si oppose a quello che in quel momento era davvero un potere forte e invasivo nella vita democratica italiana. Io conosco da universitario Furio Colombo in quegli anni, ero all'Università di Firenze e poi lo ritrovo al Fatto Quotidiano nel 2009, quando Antonio Padellaro, che all'unità era il suo vice direttore, mi assume al Fatto Quotidiano. Quindi lo ritrovo sostanzialmente in un'altra vita. Ed è sempre straordinario ritrovarsi a parlare con lui, perché a volte si ha la sensazione che non esista, diciamo, personaggio importante al mondo che lui non abbia conosciuto, o pagina importante della storia recente del pianeta in cui lui non sia anche solo per caso passato. Quindi effettivamente hai la sensazione di avere a che fare davvero con un pezzo di storia. Non solo politica, ma anche appunto culturale. Pensiamo al fatto appunto che lui è tra i fondatori e gli animatori del gruppo 63, ad esempio, no? Che rivoluzionò l'editoria in Italia, o alle sue straordinarie avventure, ad esempio, nate quasi per caso, come quella con i Beatles sull'Himalaya. Insomma, è davvero difficile trovare un qualche cosa che non abbia fatto. E devo dire, ascoltandolo raccontare, si avverte ancora che di tutte queste sue straordinarie avventure, in realtà quella a cui forse è più legato, che forse gli ha dato di più, anche perché probabilmente gli ha permesso di allargare lo sguardo sul mondo, è quella con Olivetti ad Ivrea. Infatti è straordinario quando racconti che era un giovane giornalista appena assunto in Rai e accetta, dopo la chiamata di Adriano Olivetti, di andare nella piccola Ivrea, che però all'epoca era un laboratorio straordinario di rivoluzioni di pensiero e di visione, di non solo del mercato, diciamo, del lavoro e tutto quanto, era proprio Era la Silicon Valley prima della Silicon Valley. Un'esperienza straordinaria che lo ha, come dice lui, più che alla Rai,
gli ha permesso di vedere il mondo, cioè di respirare il mondo. Vabbè, lui poi fece cose straordinarie perché fu mandato a New York sostanzialmente per mettere insieme la squadra di intellettuali che avrebbe dovuto lavorare al primo calcolatore italiano con il quale Olivetti sostanzialmente teneva testa a colossi americani come l'IBM. E questo, insomma, gli ha permesso davvero di fare delle esperienze straordinarie che poi gli sono servite per tutto quello che ha fatto dopo. Ed è singolare anche rispetto all'irregolare che Furio Colombo è, pensare poi come rientra in Rai, cioè incontrando un giovane dirigente, credo, che più democristiano non si può, come Ettore Bernabei, che lo incontra per il centro di Roma, in via del Babuino, e lo esorta a rientrare in Rai perché aveva bisogno di intellettuali, di menti che permettessero alla televisione italiana di fare un salto di livello. E per farlo rientrare, la cosa che gli chiede, secondo me, è straordinaria, perché gli chiede: ma se me lo chiedessero, potrei dire che tu sei in quota Partito Socialista Italiano. E Furio, che appunto è un laico, eretico e irregolare, gli risponde: dal momento che non è vero, certamente sì, a maggior ragione appunto che non è vero. Pensare, insomma, che in quegli anni una persona di questo peso, con la storia che poi ha avuto anche successivamente, sia entrata in Rai in quel modo, fa un po' il paio con appunto col Veltroni che lo chiama a dirigere poi l'unità, come dice lui, credendolo tutto Kennedy è partito, invece insomma era. Si è rivelato poi ben altra cosa, mettendo quel gruppo dirigente dell'allora Democratici di Sinistra, anche spesso, diciamo, in imbarazzo e in difficoltà per le sue posizioni ben più radicali e avverse a quello che era il regime del momento. È anche interessante secondo me come inizia la sua collaborazione con un giornale storico come Il Mondo di Pannunzio, no? Quando mandava le lettere dall'America ai suoi carissimi amici di adolescenza, Eco Sanguinetti, Erano Arbasino ed Umberto Eco, cioè. con i quali poi. E poi, diciamo, c'è questa situazione anche in qualche modo molto, molto romantica del giovane Colombo che va a New York, nell'unica edicola dove arrivano settimanalmente i giornali italiani, prende questa mazzetta di giornali italiani e, sfogliando il mondo di Pannunzio, ritrova, diciamo, una di queste sue lettere agli amici con cui raccontava gli Stati Uniti visti da lui nel paginone centrale del mondo, per poi esserne contattato dal direttore, che gli chiede appunto di alternarsi con Arbasino nella scrittura di questo paginone centrale. Questa è la scoperta dell'America di Furio Colombo. Poi, se ci saranno domande successive, approfondiremo ancora, ma l'intervista è molto lunga, una bellissima conversazione con tantissimi aneddoti, dall'Himalaya coi Beatles a John Baez a Kissing, a Reagan, insomma, è davvero il ritratto di un intellettuale unico, no? Davvero che ha coperto una serie di eventi cruciali sicuramente per il Novecento e non solo. Assolutamente, assolutamente. Poi torniamo dopo se ci sono altre domande. Intanto grazie Giampiero Grazie a voi. se passiamo Graziano, poi io passo. allora Gianluca dovrebbe essere riuscito a Ah, connettersi. Se li hanno accettati tutti. Gianluca, se ci senti. Gianluca, ci Sì, senti? sono qui. Ah, Ah, eccoti. ciao, Perfetto. benvenuto.
Purtroppo, scusate, ma Federica Pianu è mia moglie e c'è stato un pasticcio con i nomi, quindi ecco spiegato L'arcano. l'arcano. Chiedo scusa, non sono pratico di Zoom e si vede, quindi chiedo ulteriormente scusa, insomma. Non è assolutamente un problema. No, insomma. Sono felice di averti qui e Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. felice che hai accettato il nostro invito. Insomma, da Gianluca abbiamo una storia positiva, cosa abbastanza rara, ma soprattutto da paesi come l'Africa. Ed è una storia positiva che oltretutto arriva da un paese che ha vissuto davvero uno degli avvenimenti storici più atroci, che è il genocidio del Ruanda. Esatto. E Gianluca è riuscito invece a trovare una storia molto specifica, una piccola storia particolare che può essere anche, secondo me, vista come una storia simbolo di questa rinascita del Ruanda, che addirittura insieme a, soprattutto nella sua capitale Kigali, è diventata uno dei luoghi più sicuri dell'Africa, ed è veramente qualcosa di straordinario quello che sta accadendo in Ruanda. Non voglio raccontare di più io, è sicuramente più te da raccontarci, e sono molto curiosa di sapere come hai fatto a intercettare questa storia così pazzesca e così specifica, e come, co da dove nasce la tua attrazione, il tuo interesse per il Ruanda, e come vedi il Ruanda nel prossimo futuro. Allora, sì, buonasera a tutti intanto e grazie ancora per avermi invitato. Allora, io la storia l'ho scoperta esattamente 2 anni fa, a marzo di 2 anni fa, del 2019, perché ho incontrato a Bari, qui io abito a Bari, vivo a Bari, lavoro a Bari, ho incontrato un caro amico che vive e lavora in Ruanda. E praticamente parlando, siccome lui sa che io sono un fotografo reportagista, mi ha detto: guarda, in Ruanda c'è una storia che in realtà pochi sanno, perché il Ruanda è il primo paese al mondo che trasporta sangue tramite l'utilizzo di questi droni. Io ho detto: cavolo, c'è una notizia incredibile, anche perché io ho iniziato a interessarmi del Ruanda proprio nel 94, quando c'è stato il genocidio. Ho letto libri, mi sono documentato, però ecco, a tutt'oggi io onestamente non riesco a trovare una spiegazione, soprattutto per le modalità con cui è stato fatto questo genocidio. È stata una cosa veramente atroce e quindi non ho saputo darmi delle risposte, però ecco, ho iniziato a interessarmi del Ruanda in questo modo, come tutti, credo, tutti quelli che hanno sentito, insomma, parlare del Ruanda. Il Ruanda purtroppo è da sempre accostato al genocidio. E quindi niente, quando ho saputo che c'era questa storia così interessante, nuova, ma soprattutto positiva, quindi una storia veramente di riscatto per questo piccolo paese, ho detto: non ci ho pensato un attimo, veramente. Il tempo di prendere contatti, di crearmi contatti sul posto, così a ottobre sono andato in Ruanda e ho scoperto una realtà incredibile. Intanto, quando sono arrivato, ho scoperto che era un paese plastic free. Ho scoperto che era un paese sicurissimo. Io ho viaggiato tanto in Africa per lavoro, per turismo. Mi piace viaggiare, ho sempre amato viaggiare. Quindi, e ho viaggiato molto in Africa. Devo dire che il Ruanda è stato veramente l'Africa che non ti aspetti. Io quando parlo del Ruanda, non so, mi si accendono gli occhi, proprio mi brillano gli occhi, perché quello che ho visto in Ruanda veramente non l'ho visto in nessuna parte dell'Africa. Un'Africa sicurissima, cioè io ho potuto viaggiare solamente in Ruanda di notte da solo, ho potuto camminare per strade della città, senza avvertire veramente la minima sensazione di pericolo. Un paese pulitissimo, cioè i parchi, i giardini, forse neanche in Inghilterra li ho visti così curati, puliti, senza una carta per terra. Cioè, sono rimasto sconvolto, ma in senso positivo, veramente.
Gianluca, raccontaci di più della storia perché i nostri ospiti. Esatto, non... sì, no, ho fatto questa breve, ho fatto questa brevissima introduzione. Allora, la storia mia parte nel 2016, grazie a un accordo commerciale tra il governo del Ruanda e la startup americana Zipline, che è un'azienda produttrice di droni che si trova in California, con base in California. Quindi grazie a questo accordo è stato lanciato questo primo sistema di consegne automatico on demand che opera su scala nazionale. Quindi praticamente nel 2016 è stato costruito questo primo centro di distribuzione, che non è altro che un mini aeroporto da dove partono e rientrano questi droni. Al loro interno c'è anche un laboratorio dove loro stoccano il sangue. Praticamente, quindi nel 2016 quindi viene costruito questo primo centro di distribuzione che ha 21 droni e serve che ha 15 droni che servono 21 ospedali nell'ovest del paese. Invece a febbraio del 2019 viene costruito un secondo aeroporto, un secondo centro di distribuzione che invece serve a coprire la parte diciamo est del paese, quindi il centro di Caionza ha invece 10 droni che servono 5 ospedali nell'est del paese, quindi diciamo che ora grazie a questi due piccoli aeroporti si copre l'intero territorio nazionale. Quindi, come ho detto, questi due piccoli aeroporti da dove decollano e tornano i droni hanno nel loro interno un laboratorio dove viene stoccato il sangue. Quindi il sangue a loro viene rifornito quotidianamente dal centro di trasfusione del sangue di Kigali. Quindi loro ricevono il sangue quotidianamente, sono consegne sia che avvengono di routine, sia possono essere di emergenza in caso dovesse servire più sangue. Il grande vantaggio vero qual è stato? Che mentre gli ospedali prima, per evitare di fare frequenti e lunghi viaggi, perché considerate da Kigali all'ospedale più lontano un veicolo ci impiega mediamente 5-6 ore, un drone ci impiega 15 minuti. Quindi immaginate quanto è stato impattante questo servizio. Quindi gli ospedali adesso che fanno? Non conservano più una grande quantità di sangue, perché succedeva che il sangue ha una vita molto breve, 42 giorni. Quindi siccome è difficile prevedere la domanda per tutti i tipi di sangue, succedeva che molto di questo sangue andava perduto. Il sangue scadeva e andava perduto. Invece adesso loro che fanno? Stoccano pochissimo sangue e lo richiedono solo quando serve realmente ai due centri Zipline. Quindi quando arriva una persona che ha urgente bisogno di sangue, il sangue loro non hanno più bisogno di averlo nel laboratorio dell'ospedale, ma lo richiedono a Zipline tramite, sembrerà assurdo, un semplice messaggio. Un SMS o un messaggio di WhatsApp, il sangue arriva in 15 minuti invece che in 5 ore di strada, perché il Ruanda chiaramente è un paese tutto collinare, e ha una carenza di infrastrutture, strade quasi tutte sterrate, quindi anche se un paese poi alla fine è molto piccolo, però per fare 50 chilometri ci si impiegano 5-6 ore. Invece adesso, tramite l'utilizzo di questi droni, in 15 minuti il sangue arriva a destinazione nell'ospedale più lontano. Quindi questi droni hanno un'autonomia di 2 ore di volo, possono trasportare fino a massimo 3 sacche di sangue e il peso del pacco al loro interno non deve essere superiore a 1,7 kg. Diciamo che nel caso di un'emergenza, nel caso vengano richieste più sacche di sangue, Zipline lancia più droni contemporaneamente.
Quindi è stata una novità incredibile, è stato un servizio veramente che è stata un'innovazione incredibile e che ha contribuito a salvare soprattutto tantissime donne che avevano rischiato di morire per emorragie post-parto. Quindi diciamo che il servizio è stato soprattutto per quello, però poi si è esteso anche a tante altre, voglio dire, a tante, sì, esatto, ma anche nell'ultimo anno, proprio per l'emergenza Covid, siccome tanti pazienti che avevano bisogno di cure, per il tumore, siccome avevano l'impossibilità di raggiungere gli ospedali, perché anche loro hanno avuto un mini lockdown, quindi non potevano raggiungere gli ospedali, i droni sono stati, diciamo, utilizzati anche per trasportare proprio al domicilio delle persone i farmaci antitumorali. Quindi è stata veramente un'innovazione incredibile. Grazie Luca. Inoltre, una delle cose positive, quella più positiva, è che tutte le persone che sono occupate, no, nel questo circuito lavorativo, nell'indotto lavorativo, sono tutti ruandesi, quindi Ruandesi, sì, esatto, infatti questo è anche importante. tecnici, e questo è anche una cosa molto Infatti è importante. importante sottolineare questo perché magari si può pensare, ah, ma l'azienda è un'azienda americana, quindi saranno tutti americani quelli che ci lavorano dentro. Invece no, la cosa bella è che sono tutti ruandesi, dagli ingegneri ai tecnici di volo, agli infermieri, è tutto personale ruandese. Quindi perché tante volte si pensa che magari non sia possibile, voglio dire, che la gente del posto, ecco, possa svolgere anche questi compiti. Invece no, loro hanno degli ingegneri che ho conosciuto personalmente molto, molto, molto in gamba. E loro dicono, quelli di Zipline, dicono che io ho visto personalmente fuori dalle reti di recinzione tanti bambini che erano incuriositi dal volo di questi droni e loro dicevano loro saranno gli ingegneri del futuro. Noi non abbiamo bisogno di avere gente che viene da fuori, loro saranno gli ingegneri del futuro, loro saranno gli infermieri del futuro. Quindi è stata un'esperienza veramente incredibile e io spero, sì, no, io spero, ecco, di poter tornare perché è un lavoro assolutamente, teoricamente è un lavoro già completo, però ha bisogno, ecco, di essere leggermente integrato, quindi io spero di poter tornare quanto prima. Quindi Grazie Gianluca, prima di diciamo, salutarti per il momento, perché poi magari potrebbero esserci delle domande, volevamo grazie. far vedere l'apertura del tuo servizio. Solo un secondo, eccoci qui. Eccoli, anteprima. Ah, se non sbaglio, sì, la torre di controllo del centro di Muanga. Solo un attimo, adesso lo condividiamo con tutti. Sì. Eccola, ecco appunto. Questa è l'apertura del tuo servizio. Sì, esatto, questa è la torre di controllo perché in realtà quando un drone decolla, c'è un vero e proprio controllore di volo che comunica il decollo del drone all'aeroporto internazionale di Kigali, perché per motivi di sicurezza, Lesioni o problematiche. quando decollano i droni vengono sempre, diciamo, segnalati all'aeroporto internazionale di Kigali. E in più il controllore di volo, ha la possibilità di modificare la rotta del drone. Il drone in realtà segue delle rotte prestabilite. Si orienta grazie al GPS e dalla rete cellulare del Ruanda, quindi segue rotte prestabilite, però in caso di necessità, ecco, il controllore di volo può modificare la rotta del drone e in caso di guasto può anche, voglio dire, arrestarne la corsa e vabbè, poi è incredibile anche come fanno perché all'interno del drone c'è un paracadute. Se il drone c'è un guasto, loro arrestano il volo del drone, un paracadute poi fa sì che l'atterraggio sia morbido e che il drone venga preservato, diciamo.
Quindi grazie Gianluca. È molto interessante. Sì, grazie a voi, grazie ancora a voi. Che passiamo invece alla parola a Graziano. Graziani. Sì, e dal Ruanda passiamo a un reportage scritto nell'arcipelago dell'Isola Azzorre, dove è andato Graziano Graziani, al quale diamo ancora il benvenuto e ringraziamo per essere con noi questa sera, sulle tracce di un romanzo scritto da Antonio Tabucchi nel 1983, che è La donna di Porto Pin. Ci puoi raccontare che cosa hai trovato in questo tuo, diciamo, in questa tua ricerca letteraria? Intanto grazie dell'invito. Sì, si tratta di un romanzo molto atipico, Donna di Porto Pim, perché è un libro ibrido che contiene racconti, appunti, trascrizioni di altri libri, mappe. È sicuramente un libro atipico, soprattutto per l'epoca, e raccoglie alcune delle impressioni letterarie e reportagistiche che Tabucchi ha appuntato durante un suo soggiorno nelle Isole Azzorre, un momento, diciamo, gli anni Ottanta, in cui effettivamente l'arcipelago era ancora un luogo piuttosto remoto. Oggi lo è molto meno, perché le due isole principali, che sono Terceira e São Miguel, sono collegate da voli non solo quotidiani, ma anche addirittura da low cost. E mi sembrava, per, come dire, anche esorcizzare quello che è un po' il destino di tutti i luoghi remoti, cioè pian piano di trasformarsi in mete turistiche, quello di fare un'esplorazione basandomi proprio sulle tracce di questo libro, che non è ambientato in nessuna delle isole principali, ma in una, diciamo, di quelle che fanno parte della, diciamo, del gruppo centrale dell'arcipelago, ovvero Faial, dove si trova appunto Porto Pim, che è uno degli insediamenti più antichi, tant'è vero che c'è famosa, diciamo, una fortificazione portoghese che è tuttora lì visibile, uno dei luoghi, diciamo, sia d'attrazione ma direi della storia dell'isola, perché è una fortificazione con una porta che dà direttamente sull'oceano. Chiaramente parliamo di un oceano in parte ristretto, un piccolo golfo, però diciamo la potenza dell'oceano si vede tutta a ridosso della strada. Donna di Porto Pim è un libro che ragiona molto sul tema, diciamo, delle balene come mito letterario, ma anche registra la fine di quello che è stato una delle economie che ha portato avanti appunto l'economia dell'arcipelago, ovvero la caccia alle balene. Gli azzorriani erano conosciuti proprio per questo tipo di attività, che avevano in parte mutuato dagli Stati Uniti, perché l'arcipelago delle Azzorre da moltissimo tempo è terra di emigrazione. C'è un bel museo dell'emigrazione degli azzorriani a Ribeira Grande, nell'isola principale, a São Miguel, che racconta un po' appunto questa diaspora, chiamiamola così, ma insomma migrazione alla ricerca di posti di lavoro, di luoghi dove si potesse fuggire alla povertà, che era decisamente forte, diciamo, fino alla prima metà del Novecento. Tornando, importano appunto un mercato, quello della caccia alla balena, ma lo traducono con un tipo di pesca decisamente azzorriana, ovvero la caccia alla balena viene fatta con delle piccole imbarcazioni, quindi decisamente a contatto con gli elementi, che attorniano il capodoglio, lì è, diciamo, luogo di capodogli, e con degli arpioni, per l'appunto un gruppo di uomini arpiona questa balena, che poi fa una fine, diciamo, incredibile, anche suggestiva, ma crudele, perché viene sostanzialmente dissezionata, veniva dissezionata da tutto il paese lì sul porto dell'isola. Allora, tutto questo ovviamente non esiste più. Il Portogallo ha bandito la caccia alle balene poco dopo il soggiorno di Tabucchi. Oggi quello che c'è è una rievocazione in chiave museale di quei luoghi che servivano esattamente a trattare tutti gli elementi che venivano ricavati dal cadavere del capodoglio, ovvero la fabbrica della balena, che è uno dei luoghi più interessanti che ci sono a Faial, oltre chiaramente alla parte naturalistica, che è meravigliosa, quello ci mancherebbe, però parlando della parte storica, la riconversione di quelle fabbriche che effettivamente davano
da lavorare a buona parte dell'isola, è un elemento di memoria di quel momento storico, che ci racconta chiaramente di un'idea di natura e anche di sfruttamento naturale più legato ad una concezione di sfida, quasi cambiando completamente latitudine hemingwayana, potremmo dire, rispetto alla pur tanto criticata e giustamente corrida. E effettivamente quel tipo di pesca era una pesca, diciamo, molto, molto anche pericolosa. Sono rimasti pochissimi balenieri dell'epoca, alcuni sono morti di recente. C'è una bella galleria fotografica che raccoglie gli ultimi balenieri dell'isola all'interno, diciamo, ne raccoglie i ritratti all'interno di questo museo che si è venuto a creare. Detto questo, appunto, stare sull'onda di questi racconti che scontano chiaramente l'esotismo di un luogo che effettivamente all'epoca in cui Tabucchi lo descriveva era decisamente remoto, oggi non l'è più, significa però anche sondare il destino di luoghi che poi, come molti anche qui in Italia, in Europa, insomma un po' in giro per il mondo, finiscono per riconvertirsi al turismo. Io ho fatto volutamente questo viaggio in un momento in cui il turismo non c'era sull'isola, perché comunque sia si tratta di un turismo principalmente estivo, legato ai momenti in cui diciamo il clima è abbastanza clemente, perché un po' come tutti sanno, insomma, dal nome dell'anticiclone delle Azzorre, effettivamente i mutamenti climatici sull'arcipelago sono notevoli e danno vita a una natura piuttosto suggestiva, che ha degli elementi tropicali e degli elementi nordici che ricordano l'Irlanda, quindi un mix davvero, davvero particolare. E beh, nella parte, diciamo, ad esempio di settembre-ottobre, molto spesso le isole sono spazzate da uragani, quindi quell'economia turistica non c'è più, e le persone che vivono sull'isola vivono comunque, appunto, nonostante i collegamenti che oggi sono stati ripristinati, un isolamento particolare, notevole. Isolamento rotto da un altro elemento che caratterizza l'isola di Faial, che è quello di essere il porto naturale per i diportisti che fanno la traversata dell'Atlantico. Nella traversata dell'Atlantico, quando si viaggia da Europa verso il Sud America, si fa a causa degli alisei e dei venti, insomma, si fa un'unica tirata da una costa all'altra, mentre al ritorno, proprio sempre per il tipo di venti che favorisce la traversata, l'approdo naturale è proprio l'arcipelago delle Azzorre. Nel tempo Faial ha sviluppato, appunto, questo luogo è diventato una sorta di luogo di incontro. Questo lo è da parecchio tempo. Io racconto nel pezzo anche un bar molto famoso di cui già parlava Tabucchi, nel quale addirittura ci si lasciavano, tempo addietro, insomma, prima dell'avvento dei social, dei messaggi tra persone che facevano la traversata. Si possono vedere ancora, perché alcuni sono conservati anche lì. È un bar che ha più di 100 anni, li ha festeggiati non molto tempo fa, e che nasceva come luogo, come spaccio, come rifornimento di materiali per i diportisti, appunto, per chi tentava la traversata a vela dell'Atlantico. Questo posto, appunto, il Peter's Café, oggi è diventato chiaramente un luogo che è molto cresciuto, un po' anche per via del turismo, ha creato ad esempio una sua linea di vestiario, insomma, si è un po' riconvertito alle nuove economie, ma non ha perso il suo fascino, perché effettivamente è ancora costruito con quegli elementi, così come li raccontava Tabucchi, per l'appunto. È ancora un luogo dove ci si incontra. Anche a me è capitata una storia piuttosto strana di trovare delle persone che sono finite in una foto. Ecco, questa storia un po' riporta ai nostri giorni il tema del perdersi in mare e darsi un appuntamento. Finiscono in una foto di una persona che stava compiendo il viaggio con me, che viene inevitabilmente postata, e un'altra persona a Mosca riconosce dei viaggiatori con cui aveva fatto un viaggio e ci mette in contatto. Quindi poi ci siamo ritrovati con
una persona, diciamo, che veniva dalla Polonia, un portoghese, un italiano, residenti a Zanzibar, con cui abbiamo in qualche modo fraternizzato sulla base di un messaggio, in questo caso disperso nel mare digitale. È sicuramente, diciamo, estremamente interessante vedere che comunque l'isolamento di questo arcipelago non viene meno con la tecnologia. Chiaro che chi vive lì spesso è rimasto legato o all'economia, agli allevamenti, molto famose sono anche, diciamo, gli allevamenti di mucche, il latte che viene fatto sulle isole. Non c'è soltanto un'economia legata all'oceano, ma c'è anche molta ricerca ultimamente, per cui, diciamo, l'aspetto romantico dell'isola oggi è delegato agli studiosi, ai ricercatori che mantengono vivi una serie di luoghi che si prendono cura delle specie di pesce proprio di quel braccio di oceano che è unico al mondo, perché se pensate che Pico, che è l'isola che si trova di fronte a Faial, è anche la montagna più alta del Portogallo, pur trovandosi nel mezzo dell'Atlantico, sarebbe, se la prendessimo, diciamo, dal fondale, una delle montagne più alte del mondo, perché si tratta, appunto, adesso non so dirvi esattamente il numero di metri, ma per l'appunto è un picco che svetta per oltre 2000 metri sopra il livello del mare e che ne ha più del diciamo più di 4 volte sotto. Quindi si tratta di un luogo, da questo punto di vista, naturalistico, unico al mondo. Nonostante appunto il rischio di vedere luoghi che hanno vissuto di un'economia diciamo povera, che quindi sono stati luoghi di migrazione, riconvertirsi inevitabilmente in quello che richiede l'industria turistica, devo dire che invece l'arcipelago dell'Azzorre è forte forse della propria distanza. Considerate che l'ultima isola, quella più a ovest, è più vicina al Canada che alle coste del Portogallo, per fare un esempio, ancora difende in qualche modo il proprio carattere di isolamento, un carattere chiaramente moderno. Non stiamo parlando, diciamo, di un ritratto esotico, tutt'altro, però nello stesso tempo effettivamente detentore di una storia abbastanza unica, perché l'arcipelago è stato colonizzato dai portoghesi. È stato un posto, dal punto di vista naturalistico, che non ha conosciuto l'uomo se non in era recente, e quindi effettivamente, diciamo, un serbatoio, un pozzo di storie che le persone che vivono lì d'inverno, non sono moltissime, soprattutto sull'isola di Faial, condividono molto volentieri. Grazie mille Graziano e facciamo vedere l'apertura Sì, certo. anche di questo lavoro. E quindi paradossalmente un arcipelago di isole in mezzo all'Oceano Atlantico diventa un luogo di incontro per una lunga tradizione di marinai e navigatori. Quello sì, continua tutt'oggi, diciamo, ci si dà appuntamento in questo, diciamo, in questo bar, ma in generale nel porto di Orta, che è accanto a, eccolo, vedete lì dove ci sono quelle case con i tetti rossi, diciamo accanto a Porto Pim. Gli scogli che vedete fanno parte, diciamo, del momento in cui la baia di Porto Pim si allarga, si apre nell'oceano. Invece poco più in là c'è Orta, che è l'insediamento centrale, insomma, potremmo dire la capitale dell'isola, con il porto per le barche a vela. E ancora appunto questa conformazione, peraltro particolarissima, l'altra foto che vedete dà conto anche della formazione vulcanica di queste isole, rende questo luogo appunto affascinante, ma anche tappa obbligata, perché per una questione di venti è diciamo la sosta più pratica da fare. Avere un bar in mezzo al mare, insomma, mi sembrava una bella storia da raccontare, perché è un luogo dove effettivamente questi incontri avvengono tuttora, nei periodi in cui, appunto, nei mesi non estivi, in cui solitamente l'isola viene riempita anche dai turisti, normalmente chi la attraversa, chi la abita, sono per l'appunto i diportisti, che peraltro hanno una tradizione che viene, diciamo, tollerato, comunque abbastanza, insomma, è lecito farlo sul porto di Orta quando si arriva, compiendo il viaggio. I crew, insomma, i gruppi di navigatori, lasciano un murales
un disegno sul porto di Orta, normalmente con le bandiere delle persone che stanno facendo l'impresa e il tragitto che hanno fatto. Bene, grazie mille. E volevo a questo punto aprire anche alle domande del pubblico. Quindi, se ci sono persone che vogliono domandare o hanno delle curiosità rispetto ai lavori di cui abbiamo parlato e vorrebbero fare delle domande ai nostri ospiti, possono scriverle nei messaggi della chat o Intervenire. intervenire liberamente aprendo il microfono. E quindi siamo ben, aspettiamo le vostre domande. Se non ce ne sono, proseguiamo con un altro. Intanto forse possiamo condividere con tutti il link dove potete trovare sul nostro sito, acquistare se L'acquisto diretto. volete, l'ultimo numero di reportage. Sì. Adesso ve lo condividiamo a tutti nella chat. Al link diretto. Eccolo qui. Sì. Potete acquistare comodamente online il numero, sia in formato cartaceo che in formato ebook Digitale. digitale. Esatto. E non ci sono domande? Non stanno arrivando. Non mi pare di vederne. Per adesso nessuno ha il coraggio di intervenire. E allora possiamo fare un altro giro di domande. Certo. Sì. Allora, se non ci sono altre domande, volevo chiedere ancora Scusate, un secondo. Non mi è piaciuto il coraggio di intervenire. Diciamo che i relatori sono stati bravissimi e ci hanno detto tutto quello che c'era da dire. Non è coraggio. Voglio solo ringraziare i tre oratori. Grazie. Grazie a lei, Grazie a lei. grazie a lei. Grazie a lei. Va bene, allora possiamo fare un altro giro di brevi Curiosità. domande e curiosità ai nostri ospiti e poi, finito questi nuovi contributi, ci salutiamo. Allora, ritornando all'intervista di apertura, del nuovo numero di reportage dedicato appunto a Furio Colombo, volevo chiedere a Giampiero Calapace se di tutti gli aneddoti di questa lunga conversazione con Furio ce ne fosse stato qualcuno che ti aveva particolarmente interessato o colpito o che non conoscevi o qualcosa che ti è particolarmente La cosa straordinaria è tutti quelli che ho dovuto lasciare fuori, diciamo, dall'intervista, perché ha invitato anche a comprare il suo libro che è uscito da poco, La scoperta dell'America di Furio Colombo, edito da Aragno Editore, perché lì c'è veramente una quantità incredibile. Addirittura una volta è sopravvissuto a un disastro aereo, cose che veramente sembrerebbero impensabili. Oppure nel libro cito l'episodio in cui John Baez finisce in un carcere ca californiano e da questo carcere californiano scrive una lettera a Furio Colombo, che in quel libro è contenuta, nel libro è uscito questo episodio. In quel libro potrete leggere anche la lettera che la cantautrice scrive proprio a Furio Colombo, che per lei era, diciamo, una persona molto, molto speciale. Lei lo ha definito il suo biglietto da visita in Italia, insomma. E poi veramente, veramente tantissime altre cose. Diciamo che quello che stupisce è come lui poi aveva la capacità di tenere rapporti nella politica americana con personaggi che arrivavano che andavano da Jimmy Carter a Ronald Reagan, e riusciva a interloquire con loro
da pari a pari, il che insomma è veramente straordinario. Questo perché Frigolomo appunto non è solo un collega, lo dico diciamo anche vergognandomi un po', ma è soprattutto un intellettuale ed è una persona che è in grado di vedere le cose, di capire come vanno le cose veramente in un modo raro, sempre più raro, purtroppo. L'ultima domanda che gli faccio nell'intervista sul reportage è relativa a come sarebbero andate le ultime elezioni americane. Io quella domanda lo scrivo, gliela faccio il 2 di novembre, e lui non sbaglia, come forse non ha mai fatto. Ha una capacità, diciamo, di pronostico sul risultato delle elezioni americane che è pari al 100%, quindi, e infatti anche questa volta insomma non ha sbagliato, e peraltro anche capendo che la situazione era talmente surriscaldata da poter scaturire poi in qualcosa di strano e di brutto, come poi effettivamente è successo il 6 di gennaio a Washington. Quindi ancora una volta una grande lucidità di visione. Sì, che appunto è straordinario ed è raro, perché diciamo siamo abituati a ormai sempre più a colleghi come i politici, ogni giorno diciamo predicono una cosa diversa rispetto a adattandosi rispetto a come vanno le cose. Invece Furio lo dice in tempi non sospetti, di solito ci azzecca nella politica internazionale come in quella italiana. Grazie mille Giampiero, grazie a voi. Grazie ancora. Gianluca, mi chiedevo, a parte tutte le questioni tecniche e logistiche che sono state fondamentali, che rendono questa innovazione così fondamentale per la popolazione del Ruanda, mi chiedo se hai vissuto degli incontri, hai incontrato persone speciali, qualcosa di umano nelle relazioni che hai dovuto legare per raccontare questa storia, se c'è qualche aneddoto, qualche storia speciale che ci puoi raccontare. Allora sì, intanto ho incontrato tantissime persone speciali, intanto tutte le persone che mi hanno consentito di svolgere il lavoro al meglio, considerate che sono, per fare questo lavoro sono comunque dovuto entrare anche negli ospedali, sono entrato in 5 ospedali del Ruanda, e devo dire che non ho mai avuto problemi, perché comunque, insomma, spiegando bene il tipo di lavoro che dovevo fare, non sono stato accolto sempre tranquillamente. Ho fotografato anche delle persone, ho fotografato anche 3 donne che sono state salvate grazie al sangue ricevuto da Zipline. Quindi ho avuto modo anche di parlare con queste donne, che mi hanno, una in particolare mi ha confidato, mi ha detto che insomma, se non ci fosse stato il servizio di Zipline, se il sangue non fosse arrivato in tempo, probabilmente non avrebbe avuto modo di crescere suo figlio. Quindi insomma, sono state delle esperienze molto toccanti, molto vere, molto reali, quindi il rapporto umano, ho stretto diverse amicizie, ho stretto diversi rapporti, che poi è la cosa più bella della fotografia, perché poi sì, è bello, è interessante far conoscere queste storie, perché veramente io ci tenevo e vi ringrazio, perché secondo me è importante anche che queste storie vengano comunque conosciute, perché rischiano se no di passare quasi sotto silenzio. Quindi credo che il lavoro poi del fotoreporter, del fotogiornalista dovrebbe essere proprio questo, cercare di insomma far conoscere queste realtà, soprattutto poi quando sono, ecco, anche realtà positive, perché specialmente poi
dell'Africa tendiamo sempre, ecco, ci arriva sempre il peggio, ci arrivano sempre brutte notizie, abbiamo sempre brutte informazioni, un po' a torto, a ragione, e così. Quindi ecco, io quando ho saputo che c'era questa storia così positiva, insomma, è stato bello anche poterla condividere, poter farla conoscere, insomma. Quindi, ma assolutamente sì, lì ho stretto tantissimi rapporti, ma voglio dire, dalle persone che ho conosciuto negli ospedali alla gente che ho conosciuto al centro di trasfusione del sangue di Kigali, mi hanno aiutato tantissimo, consigliandomi, ecco, anche di andare in queste stazioni mobili dove loro riescono a raccogliere addirittura circa 80.000 unità di sangue all'anno. Quindi a un certo punto, andando veramente ogni giorno da loro, a me sembrava veramente certe volte di essere troppo invadente, però a un certo punto veramente mi hanno, sono entrato probabilmente nel cuore loro, mi chiamavano spesso per dirmi vai lì perché lì stanno raccogliendo il sangue oggi, lì stanno raccogliendo il sangue, lì raccoglieranno il sangue domani. C'è veramente una rete capillare che permette a Ruanda di raccogliere tantissimo sangue, quindi potrei raccontare veramente tantissime storie legate a questo progetto. C'era un desiderio anche da parte loro di far emergere questa storia, l'importanza di questa storia per il mondo. Assolutamente sì, devo dire che all'inizio sono sempre un po' timorosi, perché comunque in Ruanda c'è loro hanno sempre un po' di timore ad esporsi, soprattutto i medici, la gente che lavora, quindi vogliono essere sicuri che quello che tu faccia poi non possa compromettere il loro lavoro, perché e quindi, però devo dire, ecco, che non mi hanno mai creato problemi e mi hanno permesso sempre di fare quello che era necessario fare per raccontare questa storia poi. Quindi assolutamente sì, insomma. Grazie Gianluca. Posso fare una micro domanda? Certo. Che è stata favorita anche dall'ultima tua affermazione. Sono ignorante, in una sintesi estrema, che politica c'è, che governo c'è, chi comanda, chi conduce i giochi? Com'è che tu hai fatto una descrizione di un luogo estremamente ben tenuto, evoluto, eccetera. Una sintesi di chi governa in questo paese? Allora, governa il presidente Kagame dai tempi in cui è finito il genocidio. Quindi diciamo che è una specie di dittatura velata, ecco, questo c'è da dirlo sicuramente. Ai miei occhi è parso, ecco, un paese efficiente, un paese sicuro, un paese anche proiettato verso il futuro, perché non c'è solamente il discorso dei droni in Ruanda. Quando sono andato io avevano appena presentato la prima macchina di idrogeno, avevano appena presentato il primo cellulare made in Africa, fatto in Ruanda. Quindi ecco, sotto certi aspetti è un paese veramente che sta facendo incredibili passi avanti. È chiaro che essendoci questa velata dittatura da 26 anni ormai, è un paese un po' con qualche contraddizione, però io ho avuto una, per quei 15-20 giorni che sono stato lì, ho avuto, ecco, un'ottima impressione. Ripeto, poi io ho avuto la fortuna di viaggiare in molti paesi africani, devo dire che, ecco, quello che ho visto in Ruanda, e mi lascia ben sperare per un futuro, insomma, più sereno del paese. Quanta Cina? In Ruanda... ho presente già, ecco. In Ruanda poca Cina, onestamente. Quindi essenzialmente Stati Uniti, poi protettorato statunitense. Sì, allora gli Stati Uniti... Grazie. Sì, ecco, Cina pochissima nel Ruanda.
Grazie mille. Allora farei un'ultima domanda a Graziano. Nel reportage parli di un documentario del 1968, se non sbaglio, sull'uccisione delle balene nelle Azzorre con la voce narrante di Orson Welles. Sì, si tratta di un documentario girato dalla televisione inglese con la voce narrante di Orson Welles e che in parte, almeno una parte, è dedicata alla pesca, alla caccia alla balena, e quella sezione viene proiettata in loop all'interno della fabbrica della balena e diventa un po' una sorta di modo per guardare. Diciamo concretamente come avveniva questo tipo di caccia, che nello stesso tempo chiaramente aveva anche un taglio crudele, se vogliamo, rispetto appunto ad una specie meravigliosa come quella dei cetacei, dei capodogli nello specifico, e nello stesso tempo però rivela la difficoltà di quel tipo di caccia, quindi anche un racconto di un'attività economica che vedeva le persone, i pescatori dell'isola in un corpo a corpo con la natura, per l'appunto. La cosa particolare è appunto la narrazione di Orson Welles che diciamo, lo rende una sorta di piccola chicca della televisione dell'epoca e che oggi ci restituisce un pezzo di quella Azzorre, di quelle Azzorre un po' più mitologizzate, potremmo dire, di cui una coda, un'ultima coda, aveva avuto modo di vedere e raccontare Antonio Tabucchi. Il documentario, peraltro, recentemente è stato anche messo a disposizione gratuitamente online, quindi si può vedere nella sua interezza su YouTube. Sono immagini piuttosto suggestive e anche piuttosto crude per quanto riguarda la parte diciamo della gestione delle materie prime, quindi della sezione del cadavere del capodoglio, un racconto che anche Tabucchi aveva raccolto da vari libri di viaggio e in particolare appunto si raccontava il fatto che poi la parte, il cosiddetto cascame, diciamo, del cadavere del capodoglio, quella parte che non veniva utilizzata perché non era né la carne né lo spermaceti, ovvero diciamo, l'olio di balena che sarebbe, diciamo, è stato confuso con lo sperma, diciamo, dai primi cacciatori, per questo si chiama in questo modo, e si trova, diciamo, nella calotta cranica, è una sostanza che sembra che serva al galleggiamento e quindi alla possibilità di poi di inabissarsi in acque piuttosto fonde, che è una caratteristica di questo cetaceo. Bene, tutto il resto veniva abbandonato agli scogli e capitava, era possibile che capitasse, che stagnasse lì per settimane, rendendo fetida praticamente tutta la zona. Una descrizione piuttosto drammatica di quella che era la fine, diciamo, della balena, che però in qualche modo manifestava, insomma, questo suo fantasma ingombrante per parecchie settimane. D'altronde dobbiamo immaginare che in quella fase, quando ancora la caccia alle balene era consentita, diciamo, questo rapporto con l'animale cacciato era qualcosa che scandiva la vita dell'isola, nel senso che chiaramente attorno al pesce pescato, anzi non è un pesce per l'esattezza perché è un mammifero il capodoglio, però insomma attorno all'animale pescato si creavano ricorrenze, momenti di festeggiamento, chiaramente un'economia che poi ravvivava il paese. C'è da dire, per la precisione storica, le immagini che ci raggiungono e le descrizioni di Tabucchi riguardano già la fase galante, perché il momento, diciamo, di maggior prestigio, di maggior diciamo, gittata dell'economia legata alla caccia alle balene riguarda soprattutto l'inizio del Novecento, la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove effettivamente non c'erano moltissimi elementi di qualità che potessero sostituire l'olio di balena, che effettivamente era utilizzato ad esempio anche per l'illuminazione, per il profumo in particolare, anche da quel punto di vista, diciamo, era uno degli sfruttamenti tipici di quell'animale. Oggi, per fortuna, l'attività legata alle balene, invece, il whale watching, ovvero le si rispetta, le si va a vedere a debita distanza con delle navi nel momento in cui è possibile farlo, e c'è da dire che è veramente una dimensione suggestiva, perché in pochi
pochi luoghi al mondo i capodogli arrivano così vicini alle isole come accade nell'arcipelago delle Azzorre. Grazie, grazie ancora Graziano, grazie a tutti i nostri ospiti che sono intervenuti questa sera. Se non ci sono altre domande dal pubblico, penso che possiamo salutarci. Grazie ancora, come sempre, a Officine Fotografiche per la collaborazione e l'aiuto in questa presentazione. Grazie anche ai commenti dei lettori che voi non vedete ma noi sì, o che forse vedete anche voi, ma che ci hanno lasciato. Grazie per averci ascoltato e a voi relatori vi diciamo che ci sono arrivati commenti di grande interesse rispetto a quello che avete raccontato. Quindi grazie di essere stati con noi a tutti e a presto alla presentazione del prossimo numero di reportage, speriamo in presenza. Ma anche online, ma così online possiamo raggiungere persone che non sono di Roma. Esatto, e un pubblico più grande. Bene, perfetto. Grazie ancora. Grazie. Salutiamo, grazie, grazie mille. A presto. Thank you.